Ciao a tutti, sono in macchina in provincia di Savona, fermo in una stazione di servizio sull'autostrada che porta in Francia, sull'autostrada dei Fiori, la 26 se non ricordo male, e sto raggiungendo degli amici di Sanremo e di altri centri della provincia di Imperia, presso cui mi tratterrò in questi giorni per incontrare i cittadini, ascoltare gli stessi, ascoltare dalla viva voce di chi vive quei territori i problemi che una provincia segnata dalla presenza di un ex ministro dell'interno, e cioè Claudio Scajola, vive appunto in maniera anche impetuosa, perché la provincia della Riviera, così è detta, la provincia più occidentale della Liguria, è una provincia assai problematica, caratterizzata in particolar modo da produzioni florovivaistiche e agricole. Ma sono qua per dirvi questo: io con Mattia Cruscioli e con Enrica Gersi, consigliera comunale a Busalla, ho passato questa mattina in Valle Scrivia e segnatamente a Busalla. Abbiamo visitato territori interni, territori che molto spesso sono dimenticati dalla politica, e abbiamo fatto capire a queste persone con cui ci siamo confrontati che è vero obbligo della politica interessarsi di tutti e in particolar modo dei più deboli. E allora vi chiedo a tutti di prestare attenzione a quello che sta facendo Uniti per la Costituzione. Perché Uniti per la Costituzione sta cercando di restituire fiducia ai cittadini che disperati si rifugiano nell'astensionismo, al fine di offrire un'offerta elettorale, politica, appunto significativa, tale da poter tornare alle urne. A Luigi Martino, che mi domanda: ciao Morra, ora che lavoro fai? Vorrei rispondere in questo modo. Caro Luigi Martino, dopo quello che ho capito, grazie all'esperienza fatta da presidente della commissione antimafia, io ho deciso di dare le dimissioni da qualunque pubblica amministrazione e in particolar modo dalla scuola, perché ero con fierezza un insegnante di filosofia e storia nei licei statali, in particolar modo al liceo classico di Cosenza. Io adesso non risiedo più in Calabria, non insegno più nella scuola statale italiana, non voglio avere a che fare direttamente con lo Stato italiano, perché reputo che lo stesso abbia gravissime colpe in tante emergenze che continuiamo a vivere, in primis quella mafiosa. Anche perché proprio recenti notizie che la stampa nazionale ha fornito ieri, vedi la verità sul magistrato ora in pensione Roberto Scarpinato, stanno disvelando scenari che, se confermati, ci faranno capire quale sia il livello di occultamento, depistaggio, travisamento delle verità che investono in particolar modo le stragi del 92. E allora io mi sto con gli altri amici di Uniti per la Costituzione rimboccando le maniche, perché vogliamo poter provare a ridare entusiasmo al cittadino che deve tornare a farsi Stato. E mi rivolgo a tutti i cittadini, non alle sigle, non ai partiti, alle associazioni, non agli eletti, mi rivolgo ai cittadini in quanto tali. Ascoltateci, valutateci per la nostra storia personale, sociale e politica. Poi farete le vostre considerazioni e deciderete se darci fiducia oppure no. Però ecco, noi stiamo facendo questo lavoro e non accetto di essere giudicato a priori da parte di chi non capisce che cosa possa significare quello che alcuni di noi hanno vissuto, perché essere stati espulsi, essere stati ghettizzati, marginalizzati, per non dire altro, in funzione di qualcosa, cioè la mancata fiducia al governo Draghi, che adesso viene ritenuta un errore,
da parte di tutti, quando prima tutti hanno voluto il governo Draghi, non solo Beppe, che sia chiaro, ma anche l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in un video che trovate tranquillamente in rete, ha detto che se fosse stata iscritta Rousseau avrebbe certamente votato a favore del voto per Draghi. Detto questo, non voglio rivolgermi appunto ad alcun mondo passato, voglio rivolgermi a un mondo presente, in particolar modo al mondo degli astenuti. E gli altri ci sottoponiamo al vostro giudizio. Faremo certamente tanti errori, non abbiamo organizzazione, potremmo far meglio. Dobbiamo aiutare i più deboli. Lavoro, perché me lo stavo dimenticando, per un consorzio che è obbligatorio per legge, che si occupa di ciclo dei rifiuti e in particolar modo del recupero dei beni in polietilene. E di questo sono fiero perché mi è stato, diciamo così, offerto. Non l'ho cercato io, però volevo farla finita con lo Stato, perché lo Stato è veramente qualcosa che impedisce a noi cittadini di realizzarci come persone, di avere effettivamente quel rispetto che il riconoscimento dei nostri diritti ci porta. Lo Stato è una struttura parassitaria e pesante in Italia, molto spesso antidemocratica e che opprime e violenta le persone e i diritti delle stesse, sia come individui sia come gruppi. Per cui io mi rivolgo soprattutto a quelli che pensano di astenersi. Ascoltateci, fateci le vostre domande, poneteci i vostri dubbi, se saremo in grado di darvi fiducia, forse tutti quanti potremo vivere meglio, perché se facciamo massa critica e i tanti piccoli Davide che ci sono nella società italiana torneranno ad essere uniti, allora potremo far di nuovo paura al sistema, al potere, all'apparato. Altrimenti teniamoci la partitocrazia e basta. Parassita sei tu, non lo Stato. Parassita. Questo è Simone Marceddu. Va bene, ringrazio Simone Marceddu e tutto pubblico. Io non mi sono mai rifiutato di lavorare e mi sono sempre spaccato la schiena per portare il pane a casa a me stesso e alla mia famiglia. E chi si permette certi giudizi dimostra ciò che è. Un tempo gli antichi sostenevano omnia munda mundis, evidentemente tenetevi il vostro cuore per come è triste e meschino, ingolfato. Va bene, vi saluto, il viaggio continua e ci vediamo nell'Imperiese, Bordighera, Sanremo, probabilmente Ventimiglia e altri centri che batteremo con questi amici che mi accompagneranno. Arrivederci.